La lista parte dal paradosso che il sindaco dal testo unico è ritenuto formalmente responsabile della salute dei propri cittadini, ma di fatto non ha leve. Allora io credo che il Comune di Milano debba e possa chiedere di avere delle leve che si sviluppano sul proprio territorio. Puntiamo alla nascita, alla rinascita, perché è una cosa che storicamente c'era, no? Delle case della salute o dei consultori. Puntiamo a una revisione del ruolo dei medici di base e ci facciamo accompagnare da persone sensibili, competenze e professionali. Non abbiamo cercato grandi nomi, abbiamo cercato tutti i professionisti. Abbiamo professionisti da tutte le materie che riguardano appunto la nostra salute. No, non è per niente una lista a chiappavoti, appunto la dimostrazione è che non siamo andati a cercare il nome eclatante, non siamo andati a cercare il nome del virologo, ma abbiamo cercato contributi da persone che vivono quotidianamente le problematiche, medici, infermieri, assistenti sociosanitari, dentisti, psicologi, sociologi, biologi, e anche la capolista è una persona che è una malata cronica, ma non è solamente lì nel ruolo di malata, ma anche di testimone, essendo a capo di organizzazioni che si occupano del problema dei malati cronici. No, direi assolutamente no, è la regione stessa che ritiene che la legge sanitaria regionale, e l'ha affermato, vada cambiata. Ecco, non credo che sia corretto che lo facciano da soli, noi vogliamo dare il nostro contributo, essendo chiaro che poi la decisione sarà loro. Ma questo, guardate, non è un'opinione mia, è un'opinione mia di tutti i sindaci, perlomeno dei capoluoghi di provincia Lombardia. Quindi comunque escludo che ci siano intenti polemici. Si apre una linea di dialogo e noi vogliamo contribuire con queste proposte al percorso che la Regione intende formulare. Vogliamo anche discutere con l'opposizione. Stiamo costruendo un programma, ripeto, che però nasce dall'esperienza concreta.